Jacopo Ricci, che ha vinto il premio miglior racconto da sceneggiare, che si chiama? Nostos. Ecco, come nasce questo racconto? Allora, vorrei iniziare citando una frase di Umberto Eco, che nella postfazione a un'edizione del Nome della Rosa afferma che il compito dello scrittore è fondamentalmente un compito cosmologico, cioè di creazione di un mondo. Il protagonista del racconto che ho scritto non è uno scrittore, ma è un uomo generoso, potremmo dire, perché ha dato a me l'idea di questo mondo. Quindi il racconto narra di un ritorno a casa da una monotona giornata di lavoro che si trasforma in occasione per la creazione di un mondo, e quindi quest'uomo potremmo dire sfigato diventa un demiurgo, diventa il creatore attraverso la fantasia di un mondo nuovo, di un mondo che non esiste. Jacopo, secondo te perché hanno scelto questo come racconto da sceneggiare? C'è un rapporto con il cinema in questo racconto? Ecco, la domanda che io mi faccio è esattamente questa, perché non vedo in controluce un qualche rapporto tra questo racconto e una predisposizione a essere trasposto in sceneggiatura. Lo trovo molto distante dal linguaggio cinematografico. Ho scritto anche qualcosa di sceneggiatura e di cinema, e questo è tutt'altro. Io mi chiedo come faranno i realizzatori. Sarà difficile realizzarlo. Non li invidio assolutamente. Quindi potrà essere una misura difficile da realizzare. Secondo me sì, secondo me è abbastanza complicato, però la giuria gli metteremo la prova. Gli metteremo la prova. Bene, grazie Jacopo.